Carissimo Sindaco, buonasera. Siamo venuti con la nostra comunità parrocchiale, ma soprattutto con il simulacro del Santo che un po' ci rappresenta. Si sente? Con il simulacro del Santo che un po' ci rappresenta tutti quanti. Siamo qui come figli di Francesco, siamo venuti un pochettino a farti i nostri auguri, visto che anche tu porti il nome di Francesco, ma anche e soprattutto per rinsaldare vincoli di amicizia e di appartenenza a questa comunità cittadina. Francesco, patrono d'Italia, certamente si riconosce e ci permette di riconoscerci come appartenenti a questa comunità di San Severo. A te la parola per un indirizzo di saluto. Sì, io voglio ringraziare innanzitutto padre Andrea, fra Antonio, la famiglia francescana che è nella nostra città di San Severo, perché da un po' di anni abbiamo consolidato questa bella abitudine il 4 di ottobre di ogni anno di ritrovarci dinanzi al Palazzo di Città e al cospetto del simulacro di San Francesco d'Assisi per una riflessione del sindaco, un momento di preghiera, un momento semplice ma gioioso di letizia francescana che serve a rinsaldare, come diceva bene padre Andrea, il vincolo di amicizia tra l'istituzione comunale, la famiglia francescana, la parrocchia, le parrocchie, i fedeli ad inizio di ogni anno, perché il 4 di settembre bene o male coincide un po' con la ripresa delle attività, sicuramente l'attività istituzionale dopo il rallentamento estivo e l'attività sociale che le nostre parrocchie, la comunità francescana, le nostre associazioni svolgono. Quindi è un momento di preghiera, ma anche per augurarci tutti un buon anno sociale, un buon inizio di attività nel comune intendimento di perseguire sempre il bene comune, di perseguire sempre quello che è l'interesse collettivo. E lo facciamo al cospetto del simulacro di San Francesco, che così come ricordava poc'anzi padre Andrea, è il patrono d'Italia, è un po' il tutore, diciamo, di questa nostra nazione, di questo nostro Stato, e un po' anche delle istituzioni democratiche che fanno parte dello Stato, a cominciare dal Comune, via via salendo ai livelli istituzionali superiori. Ed è anche l'occasione per il sindaco di San Severo, per gli amministratori comunali presenti, ogni anno di rinnovare insieme alla comunità cittadina una preghiera al Santo. La preghiera che ogni 4 di ottobre, da un po' di anni, rivolgiamo a San Francesco è innanzitutto di guidare chi ha la responsabilità della guida civile di questa comunità, di orientare le proprie azioni, il proprio agire, sempre al perseguimento del bene di tutti. Contestualmente la preghiera che gli rivolgiamo è quella di aiutarci a sbagliare sempre meno, perché nell'agire umano è insito anche l'errore, spesso è sicuramente in buona fede ma è un errore, e allora la preghiera che rivolgiamo al Santo è di aiutarci a fare sempre al meglio il nostro dovere e a farci sbagliare il meno possibile. Non dico a non farci sbagliare, perché sarebbe un auspicio troppo pretenzioso, troppo ambizioso, perché essendo uomini per forza dobbiamo sbagliare. Allora la preghiera che rivolgiamo al Santo, il sindaco e gli amministratori comunali presenti, è di farci sbagliare il meno possibile e di fare il più possibile meglio e bene il nostro dovere. Ma poi anche è momento che affidiamo la nostra città, le nostre famiglie, i nostri cittadini all'ala protettiva di San Francesco d'Assisi, alla sua protezione, alla sua tutela, di un santo che viene ricordato, come dicevo prima, per la letizia francescana, per la gioiosità,
per l'ottimismo nell'affrontare situazioni difficili e complicate. È un santo votato alla povertà, votato al disagio, votato cioè ad affrontare situazioni difficili, e le ha affrontate sempre con il sorriso sulle labbra. Bene, prendendo a riferimento questo esempio, questo modello, l'augurio che rivolgiamo alla nostra città il 4 di ottobre di ogni anno, alle nostre famiglie, a tutti i cittadini di San Severo, ben compresi i bambini, è quello di augurarci sempre di poter affrontare tutte le situazioni, dalle più semplici a quelle complicate, sempre con l'auspicio di avere il sorriso sulle labbra e l'ottimismo e la consapevolezza di poter superare sempre ogni difficoltà. Questo è l'augurio che noi ci facciamo e la preghiera che rivolgiamo a San Francesco. Oggi la città di San Severo, in piazza Municipio, dinanzi al Palazzo di Città, ti chiede, San Francesco, di accompagnarci sempre durante questo anno in qualunque situazione, in qualunque difficoltà, e aiutaci a superarla, quella difficoltà, e a riuscire ad andare avanti, a proseguire nel nostro cammino, nel nostro percorso, a non fermarci mai dinanzi alla difficoltà, a non farci mai travolgere dal pessimismo, dal non si può fare oppure non lo so fare. Bisogna cioè avere questo momento di grande ottimismo e di grande consapevolezza anche delle nostre potenzialità, che sono tante e che devono invece essere esaltate di più e meglio. Allora grazie Padre Andrea perché mi dai questa possibilità di ritrovarmi con la comunità che amministro, con la comunità che amministriamo. È un momento di gioia per noi, è un momento di gioia, e quindi accogliamo sempre con grande felicità la tua richiesta di avere questo momento. Ti ringraziamo per quello che la comunità francescana, tu, Frantonio, i frati francescani fanno a San Severo da tantissimi anni, e buon anno sociale a tutti, buon impegno per questa attività che ognuno di noi si appresta a svolgere nell'ambito di propria competenza e di propria azione, e in ultimo un augurio a chi si chiama Francesco, Francesca, Franca, Franco, Cecchino, Cecchina e tutti, Cicillo, Ciccio, e tutti i derivati che da questo fantastico nome vengono, perché non perché lo porto io, perché è un bel nome. Francesco è un bel nome e ha un santo davvero grandioso, davvero grandioso, davvero un grande esponente dell'umanità, e portare questo, il suo nome, e per chi lo porta deve essere un momento di fierezza. Speriamo di portarlo al meglio con il nostro agire quotidiano. Grazie e auguri a tutti. L'azione di governo di una città non è solo un'azione di intelligenza, ci ha detto il sindaco, non è solo un'azione di volontà, è anche un'azione di fede. Bisogna credere, diceva il sindaco, bisogna credere in quello che si fa, bisogna invocare la presenza di Dio nell'azione che facciamo. E noi siamo venuti qui anche per accompagnare questa amministrazione con la nostra semplice preghiera, animati dallo spirito di Francesco, e allora lo facciamo. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Ringraziandoti per l'ospitalità, ringraziandoti per l'attenzione che hai per tutta la città, ti affidiamo per intercessione di San Francesco a Dio che è Padre. Il Signore sia con voi, su tutti noi, discenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ci rimettiamo in cammino. Vai, lì. Thank you.